Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è praticamente venerdì, in realtà è giovedì notte, è 1:09 e praticamente voglio farvi un video per farvi vedere la nuova fibra ottica di Vodafone da 1 giga. Siamo a Milano, zona Udine, e praticamente perché ho deciso adesso di fare questo video, in realtà ho questa fibra ottica da 1 giga ormai da 2 settimane. 10 minuti fa ho ricevuto uno speed test da un amico, che ovviamente mi ha preso per il culo, dicendomi: guarda, vado a 912 mega e 200 mega in upload. In realtà non so dove abbia fatto questo speed test, perché lui abita in Brianza e quindi non ha questa possibilità di avere una linea così performante. Ma sono andato subito su YouTube a vedere se c'erano degli speed test di Milano eccetera eccetera, ma non c'era praticamente nulla, soltanto degli speed test da parte dei primi clienti. In realtà ho visto soltanto uno a Perugia, che con linea di Vodafone riusciva a raggiungere velocità da 1 giga. Qui siamo a Milano. Di solito gli speed test li faccio sempre sui soliti server, partiamo con quello di Vodafone e vediamo un attimino come si comporta. Per chi non lo sapesse, utilizzo un Flixbox in cascata configurato ad hoc e farò un altro video dove spiegherò come configurarlo in maniera eccelsa, in maniera corretta, perché sono diventato scemo per trovare la configurazione adeguata. Addirittura ho chiamato l'assistenza tecnica di Flixbox e dopo vi racconto cosa mi hanno detto, ovviamente cavolate. Però diciamo che il ticket non è ancora chiuso, quindi voglio spremerli un attimo per riuscire a capire se possono essere d'aiuto oppure no. In realtà io il problema l'ho già risolto, perché riesco a raggiungere velocità congrue alla linea che ho praticamente adesso. Prima riuscivo a raggiungere soltanto 100 mega in upload, quindi gli altri 100 si perdevano e non so il motivo. Quindi dopo farò un altro video, tra qualche giorno farò un altro video dove vi spiego come configurare in maniera corretta la Vodafone Station, e quindi quello che avevo fatto in precedenza purtroppo è un video che è sbagliato e non mi sono accorto, perché chiaramente le velocità erano inferiori a quelle, alle performance del modem, e quindi non mi sono mai accorto che in realtà c'era qualcosa che non andava. Facciamo uno speed test nel solito server lefibre.info in Francia, e come potete vedere il ping è rimasto indifferente, il download chiaramente è salito perché teoricamente dovremmo avere 1000 megabit circa in download e invece 200 megabit in upload. Vediamo un attimino come si comporta in upload e poi vi saluto, e vi ricordo di iscrivervi al canale, che è importante perché riuscirete ad essere aggiornati su tutte le cose che scopro su configurazioni, recensioni di nuovi modem router, range extender, ottimizzazioni wireless, ADSL e quant'altro. E quindi molto interessante dal punto di vista di come ottimizzare la vostra connessione ADSL o in fibra ottica, in questo caso con Vodafone, e soprattutto anche come ottimizzare la Vodafone Station Revolution per giocare online, cosa che faccio tutti i giorni con Call of Duty Black Ops 2, scusate, Infinity Warfare, oppure anche Battlefield 1, che mi fa veramente cagare. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, condividere questo speed test e niente, ciao, al prossimo video. Così, video seri, perché non facciamo ogni tanto qualche video? Questo video.